Bentornati a Most Popular. Anche oggi vi racconteremo tutto quello che è più social. Sigla. Vero. Buongiorno. Ma buongiorno a lei, anzi buonasera, visto che sono le ore 18.01 e siamo qui. Esatto, siamo qui sempre in diretta dalla Galleria Porta di Roma, sempre io e il nostro Andrea Dianetti. Grazie, ti ringrazio per avermi chiamato. Lei non so come si chiama, non è vero, lei è la mia carissima Selenia Orzella. Questo oggi che è acconciatura. Oggi c'hai un'acconciatura molto particolare, oggi mi sei quasi settecentesca, mi piace. Questo mix moderno. Io lo so perché non riesci a dirlo, stiamo già pensando in inglese, perché oggi a Most Popular ci sarà il nostro primo ospite internazionale. Yes, today is an international day. Esatto. Ma a proposito di cose straniere, Linda. Hi. Hi. Nice to meet you. Basta. Se continuiamo era I dreaming of a white. Sarebbe cominciato a cantare Christmas. Sì. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ah, sei pronta? Perché so che ci sono già tantissimi Skype. Oggi è tostissima. Oggi è però molto molto divertente. Pensa che io e Selenia questi giorni, proprio per prepararci per la puntata, ci siamo fatti tipo una quindicina di giorni. Sai quelle scuole per l'inglese a pagamento, in quattro giorni impari il polacco. Una full immersion. Sì, sì, una full immersion. E sappiamo dire fino adesso soltanto la parola? Full immersion. Quasi, full oppure immersion. Nice to meet you. Molto bene. No. Molto bene. Linda, ci vediamo ovviamente dopo. The book is on the table. Esatto, anche the pen. Però no, ci vediamo dopo, perché intanto annunciamo qual è il tema del giorno. Certo, il tema di oggi è la fuga dei cervelli, un tema che sta molto a cuore a noi italiani. A noi italiani soprattutto. Ebbene sì, la fuga dei cervelli, se mai ci sono stati. E quindi niente, fateci sapere cosa ne pensate, se avete avuto l'esperienza di dover andare via dal paese vostro nativo, oppure esatto, che ne so. Oppure se siete rimasti e pensate di poter cambiare le cose, quindi no fuga di cervelli, voglio rimanere in Italia, voglio vedere che cosa succede. Chi lo sa, fatecelo sapere naturalmente grazie al nostro hashtag che è MostPop su tutti i canali social. Twitter. Sono una caterba, sempre di più, ogni giorno aggiungiamo uno, no? Twitter, Facebook, Instagram, con tanto di fotografie annesse, pure esatto. Skype. Skype con il contatto @ diretta e Live TV. Quindi mi raccomando, voi ci fate la richiesta, noi ve l'accettiamo e poi sarete in diretta. Vogliamo intanto annunciarla, perché intanto diciamo chi sarà qui tra pochissimo. Lei apparteneva ad un duo famosissimo che sono le Tattoo ed è Lena delle Tattoo, appunto Katina. Spero di averlo detto bene. Lena Katina. Essendo russa, di conseguenza è un po' difficile capire. Non è gli né Katina né Katina, ma è Katina. Quindi Lena Katina in diretta. Giusto? Tra pochissimo con noi, mi raccomando, okay. Rimanete incollati, anzi interagite con noi su Skype. Mi raccomando, tenetevi pronti, riscaldate i motori che stiamo arrivando. Detto questo, passiamo a un momento che ti e te sta particolarmente a cuore, che quasi quanto veramente il tempo passa e ci guarda con sospetto. Scusa, passavano della gente. E niente, momento casting? Momento casting. Grazie. Eccolo qui. Ciao Dante. Molto piacere. Mi è entrato proprio a gamba tesa così, non me l'aspettavo. Dante già fa tutto da solo. Dante Spiniello, che mi fa pensare che tu sia di Grottolella, provincia di Avellino. Aspetta, perché sei spento. Vediamo se sei acceso. Vai, parla. Riproviamo. Di Grottolella, provincia di Avellino. Hai visto, in un attimo hai la voce. Allora, Dante ha vinto la quinta settimana, se non erro. Sei stato il primo in classifica. Senza, cosa incredibile, solo per aver scaricato la nostra app di Elect TV. Senza fare il provino. Si è raccomandato. Esatto. Come si fa? Come hai fatto a farti votare? Mi sono iscritto su Elect TV. Ho messo la mia foto più bella, si può dire. Sì. E tra amici, tutto il resto, mi hanno votato. Capito? Infatti ringrazio tutti. Mazzetti, li hai pagati. Però diciamo che a fare gruppo di voto giù sono bravi. Sanno come creare gli amici, le cose. C'è più patriottismo. Invece
già centro sud, centro nord già non ce ne frega più niente. È vero, invece è vero. C'è un modo, c'è, una, c'è un bel gruppo. Infatti mi ricordo sempre che gli eventi più belli live che ho fatto in vita mia erano sempre al sud, lo devo dire, è così, è un pregio che ve lo è prendete vero. Tutto io sono del sud, quindi figurati, non posso che essere d'accordo. Allora, caro Dante, visto che tu non hai fatto il provino, noi ti metteremo alla prova proprio adesso, perché devi essere uguale agli altri. Va benissimo. Va bene, sei pronto? Va bene, va bene. Ti chiediamo una situazione da improvvisare che tu dovrai fare in questo momento. Cioè, praticamente, anzi, prima partiamo con delle domande standard, sì, giusto? Cioè, finalmente siamo dall'altro lato. Che bellezza, che meraviglia. Perché di solito siamo noi appunto a fare provinati. Il provino, perché ovviamente siamo anche degli attori. Oggi sarai tu, quindi noi ci sbizzarriamo okay, con te. Noi ti faremo delle domande, ma tu guarda in camera lì come se fosse un provino verso la camera. Ok, perfetto. Quando vuole, signorina Orzella? Allora, Dante, raccontaci come ti chiami e da dove vieni. Io vengo da Grottolella, provincia di Avellino. Che frequento, continua. Frequento l'Accademia Artisti di Roma, studio insieme a Andrea Roncato, Fioretta Mari e Nicol Torti. Infatti attualmente faccio pratica sul set insieme a lui. Ah, perfetto, salutami Fioretta quando la vedi. Va benissimo. Che tipo sei? Sono un ragazzo molto simpatico, mi piace essere protagonista su qualsiasi cosa. Infatti ho avuto vari rapporti a livello volontariato, vigilanza ambientale, etica, venatori e protezione civile. Ah, quindi anche al sociale, buono. Bene. Buono. Senti, su I Like TV secondo te che cosa potresti fare? L'attore. Che non fa una pena, va benissimo. Senti, ma vediamo un po', per caso hai preparato qualcosa oppure puoi improvvisare qualcosa? Dici sì, tu. Ho preparato un mio monologo inventato da me. Che cos'è il cinema? Ah. Oh, ok, perfetto. Mi raccomando, fallo sempre guardando lì. Ha una durata che non va verso i 39 minuti, no? Siamo no, la giusta durata. È di 40 secondi. Sai, 30 secondi. I tempi da, ah, perfetto. I tempi televisivi, sai come sono tremendi. Certo. Quindi motore e azione. Viviamo in un fiume di immagini, espressioni e movimento, documentandoci sulle vicende, i problemi del nostro tempo. Infatti, l'immagine è uno scenario pieno di informazioni e di cultura. Grazie a quest'uso possiamo far sì di dare dei stati d'animo e giudizi. Questo è il mio cinema. Olè, e vai! Con tanto di lancio di mano così. Alla Simona Ventura. Sì, mi sei piaciuto, Dante. Grazie. Mi è piaciuto. Va bene, bene, perfetto, perfetto. Beh, non era male come monologo, no, dai. No, no. L'hai scritto tu, hai detto, giusto? Sì, sì, l'ho scritto io. Perfetto. Quanti anni hai? Scusami, 19 anni. Beh, fatti il 3 novembre. Bene, bene, 19 anni. Quindi freschi freschi. È giovanissimo. Hai tanto ancora da fare. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo preparato per te un'improvvisazione, ok? Ti chiederemo di fare una serie di espressioni e di mettere in scena alcune situazioni. Te le diciamo via via, quindi tu man mano che te le raccontiamo tu le farai, ok? Ci proviamo. Ok, ecco. Perfetto. Sempre certo. Guardando lì, certo. Ok. Diciamo che questa è un po' difficile. La prima la è difficile, tutti. È un po'... Saltiamo il primo pezzetto, dai. Esatto. Ok, sei pronto? Ok, allora. Sei seduto su un cubo, e questo mi sembra evidente, ok. Fa caldo. Vedi un portafoglio per terra, guardalo, ok. Ti chini, lo prendi, lo apri. Ed è pieno zeppo di banconote. Allora che fai, lo prendi in mano. Scottano, sono incandescenti. Passa un poliziotto, ti urla di alzare le mani in alto, il poliziotto spara. Oh. Ma era solo uno scherzo, invece è tutto a posto, pericolo scampato. Meno male. Meno male. Bravo Dante, dai, carino. Bravo, bravo. Senti, facciamo. Sembravamo dei psicolabili. Comunque, se eravamo più strani noi di lui, sembrava credibile. Noi facciamo una cosa, dai, facciamo un altro appello. Così ti fai votare, magari la prossima settimana sarai ancora protagonista, certo, di Most Popular. Guarda in camera, fai un appello, insomma, per farti votare, perché? Sono un ragazzo molto simpatico e carismatico. Mi piace essere protagonista di tutto quello che faccio e per questo ringrazio voi se mi votate. Un bacio. È tipo slogan politico, cioè lo ridice al loop uguale paro come la prima. È tipo, sì, cioè, tipo slogan. Esatto, vedi. Ma secondo me ha fatto anche cartelloni lui, votatemi, no, perché... Non è che era lui che diceva 1 milione di posti di lavoro, no, non era lui. 80 euro, 80 cose euro. Così, no? 80 no. euro. Bene, noi ti ringraziamo, grazie mille e alla prossima, grazie. Ok? Chissà, è stato un piacere. Grazie Dante, magari ti do un bacio volante, mi raccomando, in bocca al lupo, e noi andiamo dritti dritti al nostro momento YouTube. Quasi uno schianto. Beh,
Bene, anche oggi abbiamo due video, i più visualizzati nel mondo. Tu stai ridendo? No, perché? Perché? No, perché riflettevo su una cosa che ho visto prima. E sì, infatti, a proposito di questo, abbiamo un video, lui si chiama François Gissi, penso sia francese, sì. E ha battuto il primato mondiale di velocità in bicicletta raggiungendo 333 km orari, pensate, con la bicicletta. Mica robetta. Sì, che praticamente ha battuto in velocità una Ferrari 430, insomma. Poca roba, diciamo che, la bicicletta così. È modificata, Eh beh sì. O comunque lui si era preso qualcosa, insomma, una delle due cose sì, è stata. Beh, era dotata di 3 motori a razzo, quindi insomma. Dovremmo metterceli noi quando arriviamo qui a schianto. Ma vediamocelo. Esatto. Guarda come parte, va velocissimo, guarda che roba, è una cosa. Va veloce, veloce. Pensa a stare sulla bici a una velocità del genere, pensa che paura infinita. 333 km orari. E pensa se legna ad accorgersi di non avere i freni soprattutto. Sai che sembrava? Sì. Oddio, aspetta. Sì. Ti ricordi Fantozzi? Quando lui per vincere la gara in bicicletta prende quella pozione che gli dà uno per strada così. Ah, è vero. E comincia a correre come un pazzo. Mi ricordava quello. Vabbè, ci teniamo, non te ne frega niente. Beh. Forse avrò preso spunto anche da Fantozzi. Ma andiamo avanti perché il secondo ed ultimo video di oggi è il più visualizzato nel mondo con oltre 17 milioni di visualizzazioni. Il mio spogliarello, lo so. E non poteva però che essere, in un giorno specifichiamo, e non poteva che essere Taylor Swift con, dov'è il titolo di questo, non ce l'ho più? Blank Space. Blank Space, quindi ne vediamo un pezzettino. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Getting funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. Lei era la splendida Taylor Swift. Che ci dà sempre un sacco di soddisfazione. Sì, è vero, sì. Vero. Sì. Ma a questo punto, sì, a proposito del tema di oggi, abbiamo un cervello in fuga che però sta attualmente su Skype, che è pronto a comunicare con noi. È in fuga su Skype. Fausto Panizzolo. Ciao Fausto. Ciao, ci senti? Ciao. Io sì. Ecco, ora meglio, sì. Fausto, tu sei un ricercatore che in Italia, questa frase sembra che qualcuno cerchi qualcosa per terra, invece all'estero c'è un suo perché, una frase che ha un valore aggiunto, ecco, diciamo, non so quanto da noi. E dopo un'esperienza di ricerca in Australia, se non sbaglio, giusto? Hai trovato un'offerta importante di lavoro a Boston. Esatto. Raccontaci. Quindi, un po'. Partendo da Padova, hai fatto un bel giro. Partendo da Padova. Mi è arrivato a posto. Sto cercando di fare il giro del mondo. Raccontaci un pochettino, raccontaci un po' di che è successo. Io mi sono laureato a Padova e dopo aver finito qui ho avuto questa proposta in Australia. Sono stato a Perth, la terra dei canguri, dove ho vissuto per 4 anni e ho svolto il mio dottorato. Alla fine del dottorato mi hanno dato una cattedra in cui ho insegnato un corso. E adesso sono di passaggio a casa per ripartire verso Boston, dove ho un posto da ricercatore ad Harvard. Quanti anni hai, Fausto? 32.
Vedi? Beh, sei giovanissimo, essere un ricercatore, insomma, non, mica hai cercato poco, cioè, adesso mica hai cercato avuto, tanto. No, ha avuto peraltro anche già una cattedra, quindi insomma, in Italia probabilmente non sarebbe successo mai. Gliel'avrebbero tirata, probabilmente qui, una cattedra sulla fronte. No, a parte scherzi, ma secondo te in Italia avresti avuto le stesse possibilità oppure no? No. No, non ci hai dovuto pensare molto. No. Cioè, no, assolutamente, ed è anche il motivo per cui me ne sto un po' in giro fondamentalmente. Il fatto che ci sono più possibilità per fare il mio lavoro, insomma. Pensi di ritornare un giorno? Mi piacerebbe tanto, ed è nei programmi. Adesso questa nuova avventura che sarà qualche altro anno, però insomma, se il cervello è sempre in fuga, il cuore poi invece è sempre qua. Oh, qua io lo volevo, ti volevo dire, infatti si sta tanto bene a livello lavorativo all'estero, ma a livello sentimentale all'estero come si sta? Dipende, allora cosa... Ti voglio chiedere come sono le australiane praticamente. No, ma no, sì. Quello lo so per esperienza diretta, ma no, a parte questo, no, per dire. Vabbè, allora non aggiungo niente. No. Dai. Allora, mi confermi che, a parte il discorso estetico, che insomma c'ha la sua volenza fino a un certo punto, io scherzo, ma tu sai che non sono una bestia di Satana, ma a parte questo, però è anche vero che poi però magari a livello umano, a livello emotivo, sono un pochettino freddi? Sì. Sì, di fatto loro sono molto gentili, è un paese molto interessante, sicuramente bellissimo e che consiglio a tutti per una vacanza, però per diventare effettivamente amici, per entrare un po' a livello più empatico, lì diventa un po' più complicato. Senti Fausto, ma quindi l'esperienza all'estero la consigli vivamente, immagino? Sì, sì, sicuramente, secondo me è molto importante. Anche per due ragioni: uno, per vedere un po' come si svolgono, come si fanno le cose in altri posti, e un altro è anche un po' per rendersi conto effettivamente di quello che abbiamo noi, che molte volte si sottovaluta o non si apprezza effettivamente quello che abbiamo, perché non andiamo mai fuori a vedere cosa hanno gli altri, insomma. Certo, ma comunque nonostante il fatto che sei stato all'estero, Boston, Australia, il padovano ti è rimasto? Ti sento ancora, meno male? Non l'hai perso? La lingua è quella. Meno male, meno quello, che mi diventava un misto tra padovano e australiano e diventava complessa la questione dopo. Senti, quindi quando riparti, Fausto? Lunedì. Noi ti facciamo un in bocca al lupo enorme, perché insomma lo meriti davvero, poi doppia difficoltà, no? Anche essere fuori di casa, per cui in bocca al lupo di cuore. Cerca, ricerca, trova quello che stai ricercando e poi torna da noi che ti aspettiamo a braccia aperte, va bene? Grazie. Benissimo, grazie. Ciao caro. Ciao Fausto. Oh, ricordiamo che potete sempre intervenire in diretta con noi con l'hashtag MosPop oppure su Skype con il contatto diretto ai Like TV, e che tra poco sarà con noi Lena Katina. Quindi mi raccomando, rimanete qua. Ne vale la pena, ne vale la pena. Ma mentre ci pensate se ne vale la pena o meno, pubblicità. Ci ho sbagliato. Denetti ti ha fatto un grappino di troppo e ho letto la pubblicità che non c'era. L'avevo letta, c'era però. Tu mi c'era, ammetti che c'era, lo so, ma io non ho letto quello. Vabbè, però, capita. Detto questo, in realtà non c'è la pubblicità, perché vogliamo mandare un altro pezzettino di un videoclip delle Tattoo. Ricordiamo da cui Lena proprio arriva, da questa esperienza pazzesca a livello mondiale. Quindi ci guardiamo questa clip e torniamo tra poco. Ma io voglio andare in pubblicità. Vabbè, niente. Just you and me, nobody else, so we can be free. Nobody else.
it's my fault, but I wonder so much. Wanna flare away, but the sun and the rain coming over my face, wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Going out of my head. E questa era All the Things She Said. La versione, diciamo, è com'era, com'era, poi c'è stata tutta una trasformazione, un'evoluzione che poi vedrete tra poco con i vostri occhi. Esatto, tra l'altro so che da casa siete molto curiosi di scoprire come è diventata Lena oggi, a quasi 30 anni, quindi insomma è una donna, la vedremo tra pochissimo, mi raccomando. È arrivato nel mio spazio uno dei miei preferiti, Momento Blogger. Ma dai. E oggi parliamo di cinema con la nostra Francesca Fiorentino. Ciao Francesca. Ciao Francesca. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene. Assolutamente. Hai una bella voce, Francesca. Squillante. Ci piace. Grazie. Oggi, se non sbaglio, ci parli di un film, una sorta, insomma, un film un po' particolare, bello intenso, dico bene? Sì. Dici. Sì, esatto. Vi parlo di Lo Sciacallo, Nightcrawler, che è stato... Una delle sorprese più liete dell'ultimo Festival Internazionale del Film di Roma, dove è stato presentato nella sezione Mondo Genere. Un film molto intenso che vede il debutto alla regia di uno sceneggiatore che si chiama Dan Gilroy, noto per aver scritto The Bourne Legacy con Matt Damon. È un film interpretato da Jake Gyllenhaal, bravissimo, ve lo anticipo subito, perché è un film che sottolinea in maniera eclatante il talento di questo attore, che parla di un personaggio ai margini di una città tentacolare come Los Angeles, che scopre di essere bravo in un lavoro che è molto particolare. Lui riprende con una telecamerina digitale le scene dove, appena purtroppo è successo un incidente stradale molto grave oppure una scena del crimine, un omicidio particolarmente efferato, rivende poi questa immagine ai vari network che ovviamente ne hanno bisogno e diventa assolutamente una personalità, uno dei personaggi più importanti, diciamo, per quello che riguarda questo tipo di settore, grazie a una capacità assolutamente sovrumana di essere immune al dolore, ha la faccia tosta e la cattiveria adatta per passare soprattutto e soprattutto senza scrupoli, esattamente come la direttrice del network per cui lavora. Ok, Francesca, facciamo una cosa, prima di continuare ci guardiamo un attimo il trailer così capiamo bene di cosa stiamo parlando e torniamo tra poco. Certo. Voglio entrare nella produzione televisiva. Tu, allontanati! Io sono un nuovo tipo di giornalista. Avrai visto il mio pezzo stamattina su quell'incidente mortale. Quando hai qualcosa di forte, batti un colpo. Per esempio? Pensa al nostro telegiornale come a una donna che urla in strada con la gola tagliata. Credo ci vedremo presto. Jake Gyllenhaal è... Continua a riprendere! Oh mio Dio! Lo Sciacallo. Nightcrawler. Dal 13 novembre al cinema. Insomma, sicuramente una sorta un thriller, una sorta di thriller barra, no? È un thriller in cui le domande sono, le domande che ci poniamo al termine del film sono tantissime, perché se è vero che ci sono persone spietate che appunto passano soprattutto e tutti pur di fare soldi e pur di avere successo, è anche vero che ci sono comunque gli spettatori che cercano certi spettacoli dalla televisione, quindi è molto intrigante l'interrogativo etico che pone questo film, anche girato benissimo, scritto ancora meglio, molto attuale. È veramente, no, è sorprendente il fatto che uno sceneggiatore debutti alla regia in una maniera così eclatante e compiuta, quindi davvero un'opera sensazionale di cui si parlerà credo molto, perché sicuramente Jack Gyllenhaal lo troveremo in lizza per gli Oscar, quindi glielo auguriamo, perché comunque è stato veramente è un molto attore bravo, che ha sempre dato un sacco di soddisfazioni, insomma, assolutamente, sin dagli esordi, sì, oltre che lo scappone, merita. Giovanissimo. Infatti, sì, sì. Infatti. Grazie mille Francesca, noi ti salutiamo, grazie a movieplayer.it. E noi finalmente ci possiamo andare? Sì, posso? Ci possiamo andare. Ah, ok, vai. Allora, signori, pubblicità.
Bentornati ancora in diretta con Mos Popular. Ciao a tutti, ciao cari. Bene, vi ricordiamo che tra poco c'è sempre, ci sarà con noi qua Lena Katina. Spero esatto, che questo accento mi perseguirà per sempre. Esatto, ricordiamo che si può anche parlare in diretta con lei. Per cui mi raccomando, potete fare le domande con l'hashtag Mos Pop. Noi le leggeremo proprio a lei in diretta oppure intervenire su Skype. E non sarà sola, non sarà sola. Quindi se avete bisogno, esatto, anche insomma di, non vi preoccupate dell'inglese, state tranquilli. Al massimo traduciamo noi, è un problema, e capirà tutto l'opposto. Ma... E intanto ci guardiamo un pezzettino del suo, uno dei suoi primi videoclip da solista, Never Forget. Lena. Quasi, manca veramente poco, pochissimi minuti. I never forget you. I never forget you. Mai, non mi dimenticherai mai, lo so. Un po' come le coliche. Bene. Dai. Ma abbiamo un'altra Skype, se non sbaglio. Abbiamo un altro cervello in fuga. Sì, Lui si chiama Ottavio Cambieri ed è un ragazzo di 31 anni che un bel giorno è partito per l'Estonia. E non è solo partito, ha anche creato, ha inventato qualcosa di davvero molto speciale. Guardate cos'è. Ottavio, cioè, io sono sbigottito, ho provato tutto il tempo a capire come potesse essere possibile una cosa del genere e me lo sono chiesto, dice vabbè, che puoi scoprirlo in due secondi, no, però... Però prova a raccontarcelo. Da dove partire? Fisica quantistica, non so. No, intanto cominciamo come ti sei trovato in Estonia, cioè da quando sei partito, non so, da un po' dall'inizio, ecco. Allora, la mia storia è abbastanza classica. Io sono arrivato qui più o meno 7 anni fa, sono arrivato studiando, sono partito per l'Erasmus, quindi la mia università mi ha proposto, mi ha detto, non c'è ancora stato nessuno in Estonia, vuoi andare per primo? E ho detto, ma perché no? Eccomi, hai detto. E niente, mi è piaciuto, ho fatto il primo anno qui a scrivere la mia tesi, poi sono tornato in Italia, ho viaggiato ancora un pochettino, poi qualcosa mi ha richiamato indietro e non sapevo bene perché, però volevo ritornare a studiare e sono ritornato qui nel 2009, dal 2009 appunto sono arrivato e sono rimasto qua, ecco. Hai capito? Quindi adesso sei a Tallinn intanto, giusto?
Io sono a Tallinn, sì, sì. E fa un pochino di freddo, mi sa. Perché ti vedo bello. Ma adesso non è ancora terribile, ci sono solo 7 gradi. Ma che gennaio che arrivano in meno 30. Ma Ottavio, che gli frega? Ma, sì. Cioè, ma lui ha inventato la mishmash, ma tutto il resto è niente. Ma a parte questo, Ottavio, parliamo delle cose serie. Basta tecnologie. Parliamo, di quello che, parliamo del vero motivo per cui sei in Estonia. Dai, diccelo. Dai, racconta la mia vero motivo. Io sono venuto per studiare. Ah, sì? Per studiare. Sì. Mi piace che non hai raccolto la provocazione. Bravo. Pure un mio amico è andato ad Amsterdam per studiare e poi. No, sta scherzando, io scherzo ovviamente. Ci mancherebbe. Però non ci neghi, insomma, che. Insomma, no? Che c'è. Come dire. Ti sta bene per tanti motivi. Belle, no? No, si sta molto bene. Sì. Oh, ma una cosa, ma come hai ottenuto. Come hai ottenuto i finanziamenti, tornando nel tecnico, non per quell'altra cosa, ma come hai ottenuto i finanziamenti per la mesh machine? Ecco. Allora, come abbiamo ottenuto i finanziamenti? Duro lavoro. Noi abbiamo iniziato lavorando partendo veramente da zero, non abbiamo ancora ottenuto finanziamenti, probabilmente non so se li cercheremo nemmeno, perché siamo in un... abbiamo iniziato rimboccandoci le maniche abbiamo aperto un'agenzia dove abbiamo lavorato chiaramente in modo da poter anticipare certi costi o perlomeno posticipare certi costi in modo da potersi permettere di andare avanti e di portare le cose a pari e riuscire ad andare avanti. Lo chiamano bootstrapping. Certo, che sembra un tipo di tortellini, però vabbè, esatto. No, per dire, però. Senti Ottavio, adesso questa mesh machine sta praticamente girando il mondo. Sì, allora noi siamo basati, chiaramente la società è in Estonia, poi abbiamo dei rappresentanti che sono in Italia, chiaramente, perché ovviamente bisogna fare qualcosa anche nel proprio paese. Certo. In Olanda, in Inghilterra, fra poco in Irlanda, e stiamo piano piano iniziando a spostarci in vari paesi, quindi a poco si cerca di diffonderlo il più possibile. Bravo, quello che avete visto è un video abbastanza basilare, nel senso dove semplicemente si fa vedere che cos'è. Poi in realtà Mesh Machine è un'attività per le feste, quindi al posto di immaginarvela su questo video un po' noioso dove ci sono semplicemente dei cubotti, dovete immaginarvelo nel mezzo di una festa dove tutti si possono fare intorno e suonare insieme. Cioè, ti prego, soddisfa un po' la mia cosa nerd che dentro di me un po' se lo domanda. Vai. Qual è il motivo? C'è l'autore che continua a guardarmi, sì, convinto di faccia domande sulle donne. Esatto, no, quando fai qualche domanda sgrana gli occhi impauriti. Ha sempre paura, però dico... Anche io. Cos'è che fa? Cioè, questi cubetti, quando li metti, ma funzionano tipo con un magnete sotto che reagisce alla posizione dove stanno? Questo non posso dirlo. Questo non posso dirlo. Oh, non si può mai fregare un brevetto a qualcuno. Vabbè. Ricordiamo che Ottavio ha 31 anni, questo è importante perché può essere. Mi avete regalato un anno, però. 32. Mi avete regalato mentre facevo l'intervista. 30. Vabbè, 30. Ah, 30. Ah, uno in meno. Ah, vedi, quindi è ancora meglio. Quindi, insomma, può essere un bel esempio per noi che invece siamo rimasti in Italia e proveremo a cambiare le cose. Chissà, magari un giorno ce la faremo. Certo. Grazie mille. Ottavio, grazie ancora, noi ti salutiamo, poi mandami quelle foto che ciao, chiesto, buon grazie. Pomeriggio ciao, Ottavio, grazie, ciao. E torniamo in diretta perché finalmente Elena è arrivata. Finally it's a moment. Voi non potete vederla perché è qui alla nostra destra, è dietro le quinte, ma tra poco sarà in diretta, quindi mi raccomando, per interagire con lei hashtag mosspop oppure Skype. E certo, pure Skype o diretta a Like TV, non me l'aspettavo, me l'ero proprio così. Ci sono entrata così, intanto ci vediamo, sì. Lift Me Up, uno dei suoi singoli, quindi video da solista, Lena. When I feel all alone, losing faith, can't go on. When I start breaking down, with my strength running out. When I'm searching, falling, drowning. I feel you all around. I
Lift Me Up, giusto? Esatto, e finalmente è con noi in diretta Lena Katina. Hi. Hi, nice to meet con you. Un bel applauso. Nice. C'è pure un applauso. We have an applause for you. This is for you. Thank you. Siamo grazie. Siamo un po' emozionati perché lei è la nostra prima ospite internazionale. Wow, you are the first international. Woo! Vedi? Yes. 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 Ma presentiamo anche quest'altra bellissima ragazza, esatto, che c'è lei, Noemi. Ciao Noemi. Salve, ciao a allora, tutti. Noemi Smorra sicuramente l'avrete vista, lei è un'attrice, certo, una cantante bravissima, peraltro ha duettato con Lena, ma ne parleremo più avanti, quindi però sei qui anche in veste di traduttrice, lo spieghiamo al nostro pubblico perché sennò sembravamo completamente pazzi. Ma, okay, ma non è perché noi non sappiamo l'inglese, è no, perché per renderlo più facile a voi, insomma. Io faccio mia colpa, faccio mia colpa, non sono proprio bravissima, devo ancora studiare molto, ma proveremo ad arrivare a fine puntata, okay, serenamente. We start assolutamente with a, with a question for you, just a little question for you. Io ogni tanto ne butto qualcuna in inglese così per fare un po' l'unica figo. L'unica che sa. Bene. Vai, vuoi partire tu? Inizio io? Sì, allora, tu sei in Italia per l'uscita di questo tuo album da solista che si chiama This Is Who I Am e il 14, quindi proprio questo venerdì, sarà all'Auditorium in concerto a presentare il disco. Esatto. Esatto, quindi partiamo però dall'inizio. Tu hai avuto un successo pazzesco e avevi 14 anni. Ecco, come si gestisce la popolarità? E come si fa a crescere sapendo che il pubblico cresce insieme a te e alla tua musica? Ora c'è tutta l'elaborazione, no? Tutto l'abbiamo detto noi, lo traduci, ma com'è andata, che ne pensi? Lei lo capisce e lei lo ridice. Well, I don't think we actually realized what was happening to us because it just happened overnight like that. We recorded the song, then we shot the video, and then overnight we became famous, and then all of a sudden all over the world. So I can't say that it was like a dream, you know? I was living in a dream. I never could have imagined that something like that can happen to me. So it was crazy, like absolutely crazy. That's the only word I can explain this, what was happening through all these years traveling and, you know, being so successful. Sì, e loro praticamente, lei dice che erano molto molto giovani e tutto è successo in brevissimo tempo. Loro hanno girato il video e improvvisamente è diventato una hit mondiale. Loro sono diventati uno dei migliori gruppi internazionali. Quindi è stato come vivere un sogno che hanno messo, diciamo, negli anni sono riuscite a realizzare in qualche modo, ma è stato qualcosa di incredibile. Io ho una curiosità prima di andare avanti con l'altra, sì, domanda, ma tra un disco d'oro e uno di platino, lei andava a scuola, tu andavi a scuola? questa è tosta, eh? Yes, I finished school, I finished university. Doing your work. Oh, no, I was still in school.
Ah, ok. Andava ancora a scuola. Sì, ha finito assolutamente le scuole, anzi. It was the last year of the school. Oh, l'ultimo anno di scuola. It's not too easy. Non è facile, non è facile. I did a presentation of the video, all the things she said at school in the class with the teachers and with the students. Yeah, really? La cosa bellissima è proprio che ha fatto la presentazione del video del primo proprio a scuola con tutti i suoi compagni di classe. Ed eri, insomma, eri un po' intimidita. You was shy. No. I wasn't shy, but they were a little bit confused, but I was surprised of their very calm reaction. I got like different people, like from the earlier classes, from the younger, the kids like, Lena, give me an autograph. Lena, can I take a picture? You know, and I was still at school. I was a student. It was like passing exams and studying. Dice che era molto calma in realtà, perché era, stava, diciamo, vivendo la situazione, ma erano i ragazzi delle classi più piccole che le dicevano, Lena, posso fare una foto con te? Quindi le è sembrato anche quasi strano. Una domanda, beh certo, ovviamente è il giorno e la notte. Proprio insomma. Normale non è, ecco. Certo, e, ma come nascono le tue canzoni? Cioè, tu sei autrice dei tuoi pezzi? Yes, I am co-writing my songs. Oh, sì. È coautrice delle sue canzoni. Like I work with different writers. Sì, lavora, collabora con diversi scrittori. Certo. Allora, in questi giorni italiani, tu sei arrivata domenica, giusto? Ok. Yes. Allora, hai girato due videoclip. Uno dei due credo sia il duetto insieme a te. Ci racconti un po' l'esperienza, insomma, com'è andata e magari una curiosità che ancora i tuoi fan non sanno. Well, the only thing I'm sorry about is that I still didn't see anything of Rome, except for today we went to the rehearsal room, and that was this wall, you know, which is more than 2000 years old, the first wall Romanians built. Allora, lei dice che sono stati bellissimi. Which was for water and stuff. Ha visto pochissimo di Roma, è una cosa che lei vuole fare. L'unica cosa positiva è che oggi erano alle prove ed eravamo di fronte a delle mura romane e questo l'ha resa molto felice. Vorrebbe vederne di più. C'era anche un corso d'acqua vicino. Yeah, but we've been busy. We've been working a lot. So I hope that after we will do everything, I'm gonna go and sightseeing finally. Vatican, I wanna go there. Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, sia per i video che per tutti gli appuntamenti, e però spera di poter avere almeno un po' di tempo per visitare Roma, perché le piace molto l'idea. È difficile capire cosa abbia visto oggi, perché parla di un corso d'acqua, ma dopo tutta quest'acqua che ha fatto questi giorni c'è un po' ovunque. L'acquedotto romano. Scusate. Beh, tu sicuramente potrai farle da Cicerone, perché conoscerai sicuramente bene Roma. Di Colosseum. Mi piacerebbe portarla alla Cappella Sistina. Beh, sì, assolutamente. Certo. Prima di... Vabbè, tanto c'è. Okay. Tanto la nostra Noemi ci sta aiutando a tradurre. Yes, absolutely. La Cappella Sistina, St. Pete's Cathedral. Sì, ok. Perfetto. È preparata, è preparatissima. Sì. Bene. Allora, ci sono tante Skype per te, Lena. Ovviamente tutti i tuoi fan da tutto il mondo, veramente siamo stati sommersi di richieste. E quindi io direi che possiamo andare al primo fan, giusto Linda? Sì. Sì. Allora, il primo è Carmine. È emozionatissimo. Il primo italiano, allora, intanto. Italiano, ma parla anche molto bene l'inglese. Oh, ok, possiamo scegliere. Bravo Carmine, fai vedere che gli italiani parlano anche in inglese. Sì. Vai, colpisci. Vai. Hello Lena. Hi, I don't know which camera to look into. This one. Nice to meet you. Oh. Nice to meet you too. I'm Carmine, I'm from Andrea, Italy. I have some questions for you. First one. Why did you wait 5 years to realize your first solo album? Well, because we were recording and writing songs, so only in 5 years I felt like I'm ready and all the material is at the point I want it to be and the as good as possible quality-wise. Allora, praticamente la domanda è stata, se vogliamo ripeterlo, perché hai aspettato 5 anni prima del tuo album di debutto solista? E lei dice perché voglio approfondire, volevo che il mio stile, che il mio modo di essere oggi fosse veramente quello giusto, quindi...
It was a big change for me to esatto. go from the duet to the solo things and start writing songs. That's why it took me a while to actually get into this mood. Sì, non era assolutamente scontato, perché passare da una formazione di duetto così anche popolare e, per trovare la propria identità da solista sicuramente è un procedimento che non fai dall'oggi al domani se lo vuoi fare seriamente. Certo, anche perché alla gente non piacciono mai cambiamenti repentini, sì, così di colpo. Piano esatto, piano. Sì. Anche perché insomma i cambiamenti così repentini di solito non sono poi così tanto cambiamenti, ecco, se sono troppo veloci. Bene, grazie mille Carmine. Purtroppo abbiamo tante Skype, quindi dobbiamo salutarti subito. Ciao Carmine, grazie. Bye. Grazie. Ciao. Ciao. Bellissimo, si era scritto le domande, che leggeva le domande, era preparatissimo. Sì, dai, però l'aveva preparata in inglese, quindi bravo. Sì, sì, assolutamente. Allora, volevo chiedere a Lena, siccome oggi noi parliamo di fuga di cervelli, che è una cosa che in Italia succede purtroppo molto spesso, in Russia non credo sia così, lei che cosa ne pensa? Mi sta spiegando la cosa, dice cose. Well, there are a lot of people going abroad to get the education, like England, America, but most of them don't have such a possibility because it's very expensive. Very expensive. And we have so many great universities in Russia that, I mean, my sister studied in Russia. She finished the main university of Russia. She's very smart, trust me. So I think that Russian education is very, very good. So, I mean, it's good to go to Oxford or to Cambridge or anywhere, but, I mean, in Russia you can also get great education. Sì, praticamente dice che sì, ci sono dei ragazzi che vanno a studiare fuori, però quello che vuole sottolineare, le piace sottolineare, che in Russia, Mosca, ci sono delle grandi università, anzi ha detto addirittura che sua sorella si è laureata in una ottima università, certo. Quindi è importante anche considerare quello che sia. E quindi non scappare sempre, cioè, anche no? Che poi, come ha detto, è anche molto costoso, diciamo, far studiare un figlio all'estero. È anche molto costoso, certo. Certo, assolutamente, assolutamente. Senti, ma com'è nata questa collaborazione italiana con Noemi? Come vi siete conosciute? Well, actually first was the song. And then I met Noemi when I came over on Sunday. We met each other for the feeding for the video and then we had some dinner and a little party, so we had a chance to actually talk a little and communicate, and then, you know, every day we spend together. Yeah. She's my translator, yeah. She's my co-singer, and, you know, we shot an amazing video yesterday. Yeah, she's like, you know, just going everywhere with me. Yeah. Okay. Allora, sicuramente prima c'è iniziato, cioè è stato molto bello ascoltare la canzone scritta da Fernando Alba e Kathleen Hagen. Che tra l'altro è qui. Sì, è qua. Cioè, non qui in studio, però è qui nella galleria commerciale, lo salutiamo. Sì, lo salutiamo. Fa compere. Quindi prima c'è stata la canzone. Noi, quindi a distanza ci siamo, sapevamo l'una dell'altra chiaramente, perché anche per aderire al progetto, ma certo. Diciamo in questi giorni ci siamo veramente conosciute. Ed è stato 3 giorni in cui siamo stati sempre insieme, abbiamo parlato tantissimo e lavorato. Okay, perfect. The funny thing when we met was we met in the dressing room and there were dresses, you know, different colors. And I was like, oh, I don't want to wear beige because I'm very, you know, light and redhead. And she's looking at me and she's like, yeah, certo, la carnazione è chiara. We're both redhead and we both have freckles and we're very light. Ma infatti, so, insomma, c'è una certa somiglianza. Yeah. Questa è una cosa molto divertente che è proprio successa il primo momento che ci siamo conosciute. Siamo subito andate a provare i vestiti e la cosa divertente è che lei aveva i primi vestiti che ci hanno mostrato erano proprio molto beige, molto simili al colore della pelle e lei lo ha espresso. Ma certo. È la stessa cosa che ho sempre detto anch'io, quindi è stato divertente avere tutte queste cose in comune. No? Rispetto a come noi ci percepiamo anche, no? Assolutamente. Bene. Ma abbiamo, se non sbaglio, Linda, c'è un'altra Skype? Sì, prima della Skype però volevo farvi leggere qualche tweet. Certo. A parte che la nostra timeline è stata invasa di messaggi per Lena. C'è qualche tweet, una da Roberta Maggini. Ok, I'm following okay. Since 2000. How did I change? I mean, I grew up. I'm 30 years old, I'm married, I'm having a solo career, I do songwriting now, I became an author of my own songs, I don't know, I just think that
you need to enjoy every day of your life, and that's something I couldn't understand. You don't understand when you're 15. Certo, allora il tweet diceva appunto, ma sei cambiata da quel 2000? Esatto, dall'inizio. E lei dice, vabbè, beh, allora ora sono sposata, sono diventata un'autrice, perché ci ho tenuto tanto a diventare, questo è molto importante, quindi è cambiato quasi tutto in realtà, però chiaramente non si scorda mai anche il punto di partenza, quindi sì, sono completamente un'altra persona per certi aspetti, per altri forte del mio passato. Bene. Perfetto, allora vediamo questa Skype. E allora adesso c'è Marisa. Sì, ti vedo con un po' di gente tra l'altro. Ciao Marisa, con grazie chi sei? Per... Cos'hai in mano, Marisa? Un coniglio, un rabbit. Parla poco italiano, lei è in Svizzera. Sì, parlo un po'. Ah, ok. Sì, sono in Svizzera, a Ginevra. Make your question. Yes, yes, so I will just only one question that I've been asked many times by the fans. That they asked me that if Lena would be in the future maybe co-working with me or something. I don't know. I'm just asking like that because they enjoyed the concert of Cologne last year, and Lena was really. Kind to you know asking me to come on stage and saying no forget. It was quite it was quite ridiculous, but because of the stress, you know, it was the first time I saw you in live, and I was like a fan for so many years, and unfortunately I was too little, you know, I was a little girl and I couldn't afford and go by myself to the tattoo concerts. So now I'm very interested on your career, solo career, because it's quite different from tattoo, and it's quite good for you to, you know, go on yourself. And I don't know. Just a second. Dobbiamo riassumere un pochettino quello che stai dicendo in italiano per i fan anche italiani che ci stanno ascoltando. Sì, no, e se ho ben capito, tu diciamo hai avuto l'opportunità di vederla a Colonia, giusto? Yes, Colonia. Sì, esatto. Ho cantato con lei. Esatto. Ho cantato Hai con cantato lei. Con lei. Ah, she was singing. Sì. Yes, yes. And she was singing Never Forget, basically instead of me. Never Forget, okay. Yes. Ma hanno cantato insieme, esatto, insomma. Hanno da cantato casa, insieme e ma se ho capito bene hai detto non ero in grado di quando ero piccola venire ai tuoi concerti per conoscerti prima, giusto? Sì. Giusto. Okay. Quanti anni hai? Giusto. 20. 20 anni. 20 anni. Beh, sei giovanissima, Sì. Questa è la mia mamma. Ah. La salutiamo Elena anche. Her mother. Ok. Ok. Va bene. Oh, grazie mille. E il mio coniglio. C'è pure il coniglio. Okay. Abbiamo conosciuto tutta la famiglia. Grazie molto mille. Bene. Ti mandiamo un bacio. Sì. Ciao, un bacio fino alla Svizzera. Bacio. Saluto i cantoni. Ciao. Volevo chiedere a Lena se le è mai capitato di fare delle Skype con i fan, cioè di fare questo tipo di trasmissione. Yes, actually I have certain things sometimes and I have Skype conversations as prizes sometimes, like when people win the Skype conversation with me, and I always set up time like 15 minutes, but sometimes I end up talking to them for hour, you know. Quindi dice che sì, fa Skype con i suoi fan, è come se fosse un premio che loro vincono, c'è scritto poi che può essere solo di 15 minuti, ma a volte quando ci si trova bene si va avanti, anche di più. Ho capito, bene. Io la direi che adesso possiamo, che dici, vogliamo leggere qualcos'altro? Certo. Sì, leggiamo qualcos'altro, dai. Vai. Allora, cioè, ci sono messaggi in tutte le lingue, ragazzi. Quindi scegliamone una. Come preferite. Oh, vediamo un po'. Che ne so, fermiamoci su Warren Jensen. Dai, facciamola magari in inglese. Sì, in inglese forse è più chiaro. Sì. Oppure chiedete a Lena quale città italiana vorrebbe visitare. Poi ne facciamo subito una in inglese. After room. Well, I visited many cities in Italy because I've been here for a vacation. I went to Florence. Florence is one of my favorites.
I can tell you that. I've been to Venice, I've been to Lucca, okay. I've See been you. To Viareggio, that's where I was staying. I've been to Rome, to Milan. So it was a lot of traveling for me, but I've never been to Vatican. Ah, okay. So I want to go to Vatican. Quello che vuole fare veramente adesso è concentrarsi su Città del Vaticano, sulle meraviglie che può offrire. Okay. Ma è stata molto anche in Italia, ma anche in vacanza, oltre che per lavoro. E adora la Toscana, mi è parso di capire, con Lucca. Firenze è forse una delle sue preferite. Okay. E Viareggio anche. E Viareggio. E Venezia. Okay. Beh, Venezia, insomma, un classico. Allora, a questo punto abbiamo un altro tweet e poi faremo un pochino di domande anche noi a Lena. Però certo. Prima leggiamo cosa arriva da casa. Allora, un attimo che mi ero preparata sulla Skype, Okay. Faccio vedere anche il tweet, se volete. Sì, 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 cosa preferite? Dai, intanto il tweet, visto che ci siamo. Ok. Okay. Allora, vediamo un po'. Lena. Leggiamo questo. Un attimo che Dai, la leggiamo. Traduci tu, Andrea. Io? Allora. This one? Yes. Well, an invitation song about, well, listen to the lyrics. Dice chiaramente, guarda, adesso potrete vedere le parole, così capirete quello che dice. Ok, certo. I think it's a very sexy song. È una canzone molto sexy. An invitation. Perfetto, yes. Ok. And it's like, you know, taking some, you will see it. You will understand later. Vedrete poi tutto quello che accadrà quando uscirà e potrete insomma verificare, fare la vostra esperienza. Intanto possiamo far vedere il disco? Sì, certo. L'avevamo ancora fatto vedere, eccolo, ce l'ho io, l'ho preso io. Questo è il disco di Lena che è uscito i primi di ottobre, giusto? Sta uscendo. It's gonna be online on November 18th. Ah, okay, perfetto. Tra pochi giorni. Okay, but, okay. But it's gonna be also in the stores, physical CDs in Italy. Maybe not on November 18th, but a bit later. But it's gonna be physically reachable in the stores. Quindi è già online, sarà online dal 18 novembre. Dal 18 novembre sulle piattaforme digitali e fisicamente in Italy, su tutti i negozi. Ok, perfetto. Però in anteprima, chiaramente, ricordiamolo, l'auditorium. Questo venerdì all'Auditorium. L'Auditorium, noi ci saremo. Parco della Musica di Roma, alle ore 21. Parco della Musica, 9 p.m. Esatto. Auditorium, 21 precise. 21 precise, che lo so puntuali, mica so come noi italiani, quindi 21 precise, mi raccomando. 9 p.m. On time. Allora, torniamo alla Skype. Su Skype abbiamo un ragazzo cubano, Freddy. Ah, from Cuba. Wow. Yes. Nice to meet you. I was waiting for this moment. So I want to know is who I am dedicated to Julia, and I will be in your concert. I will be in your concert next Friday. I want to know too if it's possible to take some pictures together, and you will give your autograph. No, who I am is not dedicated to Julia. This is who I am, is who I am, not about anybody else. Yes. Okay. And that's actually pretty clear from the name of the song. The show is on November 14th, so if you're going to be there, you will have a possibility to come over after the show to the meet and greet and take a picture with me, get my autograph. So yeah, it will be possible. Under certain circumstances. Ok. Allora, lui chiede a Lena se Who I Am, This Is Who I Am, sarà dedicato a Giulia, ma lei dice chiaramente nel titolo c'è il significato, cioè ovvero, no, certo. Questa sono io, questa assolutamente. Sono io, certo. E ha detto anche che, ma potrò fare una foto con te perché sarò al concerto di venerdì, e lei ha detto certo ci sarà uno spazio dedicato proprio a questo e quindi si potrà fare, chiaramente con insomma un minimo di... cioè, senza saltare. Sì, esatto. Ma io volevo, volevo sapere qualcosa, se ci vuoi dare qualche piccolo, come si può dire, qualche anticipazione, non mi viene al termine, riguardo il concerto, se ci vuoi dire qualcosa. I haven't been there yet. In the auditorium, but I know it's very classical. It's a classical venue.
Okay. So I'm looking forward to actually come and see the venue itself for the sound check, and of course I'm very nervous because you know it's a presentation, and you know it's just so many things going on right now. So and I'm always nervous before the show. So I just really hope that everything will go well, and I'm rehearsing. I'm like already shaking a little bit before, so but yeah, but I hope everything will go well and I'm looking forward to play. Okay. Perfetto. Allora, praticamente Lena dice che ha visto che lo spazio l'ha potuto vedere soltanto in fotografia, o comunque la photo gallery, certo. Però ha visto che è un diciamo teatro a tutti gli effetti, quindi sì. ci sarà modo di adattarsi a quel tipo di spazio. Però ha anche detto che lei sicuramente offrirà tanto di sé, per questo è anche abbastanza emozionata, nervosa, vuole provare. Insomma, è una vera professionista, se lo posso aggiungere io. Assolutamente. Questo non l'ha detto Lena, ma lo dici non tu. Lo dico io. Giustamente, però. Allora, a questo punto noi vogliamo sapere che cos'è Most nella vita. Aspetta, salutiamo di Lena, un attimino il nostro amico Cuba. Ma prima salutiamo il nostro amico che è ancora lì. Non so se ci ha capito bene, però ciao, grazie mille. Thank you for calling. Thank you, come over. Ciao. Yes, of course. See you. Bye. Ok. E quindi dicevo, vogliamo sapere che cos'è Most nella sua vita. E insomma, lo faremo con un po' di domande a cui lei risponderà, se vorrà potrà approfondirne qualcuna, insomma, però noi partiamo. Cos'è Most? Sì, essendo noi Most Popular. Le cose che preferisce. Quelle che l'argomento. Ecco, esatto. Nella sua vita in generale. Nella sua vita in generale, sono domande semplici, però. Va bene, va bene. Sì, esatto. Le cose più importanti, le cose che sono most, the most per lei più importanti. Thing in life? Sì, yeah, yes. Yeah. It's a question about this. No, but we ask you. Many questions about this. For example, your favorite book, you know? Oh, yeah. Like this. It's too easy. Okay. Sì, molte domande molto semplici riguardo piccole cose. Sì, sì. Ok. E inizia tu, vai. Il tuo piatto preferito? No, l'abbiamo messa in difficoltà già al piatto. I'm confused. Yeah. I have so many dishes which I like. Ah, we have to choose one. Just one. Did you try the pizza? Filet mignon. What? Filet mignon. Is it Russian food? No, it's a steak. Filet mignon. Ah, ho capito. It's a French food. No, it's filet mignon is a cut from the like il filetto. Noi pensavamo filetto. I mignon, quelli lì che si mangiano. Anche sì, io. Mi piace molto quel tipo di carne. Da ok. Quello. But I also like pasta and sushi. Oh, I love sushi. Andiamo d'accordo. Have you been to Japan? You should go. No. Oh my god, those sushi. Oh. Io was full lei of sushi. Lei adora il sushi e l'ha mangiato in Giappone dal vivo, quindi... But I do love pasta I make with Alfredo sauce, like mushrooms, pasta with mushrooms and chicken and Alfredo sauce. Ah, gli piace la pasta con i funghi e con i funghi e il pollo. Quindi piatti particolari. Okay. Okay. If you like pasta, this is a red country. Ah, why you know? I love. Okay. Yeah. Okay. Okay. Allora, il tuo viaggio più bello che ricordi? Oh, Italy. Oh, meno wow. Male. One point for us, yeah. Sì, one point for absolutely, us. Absolutely. L'Italia è stato il posto più bello che... Siamo il contenti. Viaggio più bello che ha fatto. Ci piace. It's a pleasure. Il libro più bello che ha letto? I really love Dostoevsky. Dostoevsky. Yeah, he is one of my favorite writers. So I think that... He would be my favorite writer, and I can't choose just one book okay. by him because it's a lot of really great things. But I also have, I love Fitzgerald. Okay. So, I mean, I can't really say the name of the book exactly because, you know, it's really tough to choose between. I read two books about Dostoevsky when I was 15. I was very younger. Crime and Punishment, and I was probably. Very strange because I was younger. Crime and Punishment? Yes, yeah. And The Player.
Il giocatore di Dostoevsky. Non so se, sì, non so se il nome originale era in inglese, no, The Player. Probabilmente no, non è lo stesso nome originale. Però Karamazov Brothers, you gotta read that too. I fratelli, ok. No, lei dice che il mio autore più importante di sempre è Dostoevsky, certo, e non posso scegliere uno dei libri per... Certo, assolutamente, certo, assolutamente. Bene, invece, il tuo hobby preferito quando non lavori? Sleep. Oh, beh, ok. And cook. And cook. Ah. Quindi dormire e cucinare. Bene. Bene. L'incontro più importante della tua vita? My husband. Wow, okay. Il più importante incontro che ha fatto è stato con suo marito. Perfetto. E vediamo, l'oggetto a cui sei più affezionata? Questo è difficile. Lo so, questa è sempre un po' complicata. So, faith. Like a thing. Sì, yeah, like cross. Cross. Oh. Cross, qua. My cross. Ok, yeah, perfect. Okay. Your cross. Bene. Quella va sempre con lei, è il suo più importante, perfetto, oggetto. Perfetto. Ok. Il talento nascosto che nessuno sa che lei possiede. Hidden talent. The cooking? Cooking, yeah. Yeah. I'm a very good cook. La cucina, cook. Il cucinare, I'm perfetto. I'm a very good cook, yes. Perfetto, ok, ok. I want to try. I want to try. Yeah? Okay. One day, if I go in Russian, I want to try. It's going to cost you a lot. No, with your husband. It's very expensive. It's very expensive. It's very expensive. Oh my God. Okay. Okay. Ho detto vorrei provare anch'io, però dice che è molto costoso. Okay. Il film che ha visto più volte. Qui chiudiamo. Dirty Dancing. Overboard. Overboard is the also the loved one. Ok, ok. Overboard, forse Overboard ha un altro titolo, però Dirty Dancing sicuramente Dirty Dancing, ce lo ricordiamo, sì, sì, tutti, lo e lo amiamo tutti, anch'io che vengo dal musical, certo, lo adoro assolutamente. Molto bene. Oh, abbiamo un'altra Skype, le domande sono finite, ma sì, abbiamo un'altra fan su andiamo Skype. Siamo veramente international oggi. Sì, sì, oggi da qualsiasi paese del mondo. Direttamente mi sa dal Giappone, però adesso lo chiediamo direttamente a lei. Oh, Japan. In Giappone, hi, lei è famosissima, tra l'altro. Where do you come from? I'm from the US. Yeah, we thought you're from Japan. We're just about to ask you to send us some sushi. Vorremmo che ci mandasse del sushi dal Giappone. Ma e quindi sei negli Stati Uniti? Okay. Well, I live in Kansas, and we have a very good sushi restaurant here. So if you come sometime, I will take you there. Okay, deal. Okay. Which city you're from? Wichita, Kansas. Oh, Kansas. Okay, Kansas. Wichita. Okay. Okay. Kansas, yes. Ho capito Kansas bene? Kansas City. Kansas City? Okay. No, penso forse una cittadina. Okay. La città, sì. La città. Perfetto. La domanda? The question. Yes, I have a couple of questions. I like your website, ninakatina.com. Thank you. You really did a great job. Well, and it's actually I have friends that are asked. It's a Greg Benninger. He's from America, and he did a great job. He was our designer, and he just, yeah, he rocked the website. Okay. Allora, yes, he did. My question is, there are people all around the world that are wondering if your online store can ship worldwide. If my online store can ship worldwide, well, it should, yes, it can, but if there is any problem, please let us know so we can look into it if there is a problem. But yes, normally it ships all over the world. Should be. It's okay. We were working with Topspin platform for the online store, so... Forse anche stanno chiedendo se l'album, da quello che ho capito, dovrebbe andare in tutto il mondo, anche nei negozi, da quello che ho capito. Ok. Lei dice sì, stiamo lavorando su questo. Perfetto, okay. perfetto. Noi siamo strettissimi di tempo, dobbiamo salutare, esatto, la nostra amica dal from Kansas City. Bye. Ciao. Bye. See you next time. Thank you, bye-bye. Bene. Noi siamo giunti al termine, mi sa, vero? Mi sa che, esatto, mi sa che siamo arrivati, sì. Esatto, però insomma
Siete emozionate? Sei emozionatissima anche tu, perché cavolo, sei italiana. Io lo volevo dire prima. No, in realtà diciamolo. Io sono molto emozionata anche quando abbiamo girato il video, quando ci siamo conosciute, e soprattutto sono veramente colpita della professionalità e dell'umanità e della semplicità, oltre che della determinazione. Sono tutte qualità che ho riscontrato in lei. Veramente noi siamo contenti per te. You have a good workmate. Sì, io sono felicissima. Yeah, I know. She's really great. Very great. Perfect. Allora, okay. Noi ringraziamo intanto voi che ci avete seguiti in tantissimi, che siete intervenuti, è stata una puntata davvero molto ricca, molto bella. Assolutamente, assolutamente. E ringraziamo la nostra Linda, perché come sempre, ciao ragazzi. Tutti anche Serena che si è occupata di tutte le Skype, insomma, che da oggi, oggi che parla in 15 lingue diverse. Esatto. Ci sono tantissime Skype, purtroppo non possiamo assolutamente farle tutte. Il tempo è quello che è. Però li salutiamo, salutiamo tutti. Ringraziamo Noemi e Lena, facendo in bocca al lupo e no. Enorme, veramente. Grazie, molto grazie. Come, grazie a te. I can say, grazie in your language. Спасибо. 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 Great to meet you. E noi appunto le salutiamo e ci lasciamo con Who I Am, che sarà la nostra sigla finale di chiusura. Ci vediamo domani sempre in diretta qui, alle qui. 18. Ciao a tutti. Un bacione a tutti. My emotions taking a hold of me. Lock myself in, get sentimental. Call it what you want, this is what you get. Live this moment. Defensive.